Come possiamo migliorare le nostre soft skills? Allora, la volta precedente abbiamo visto che possiamo utilizzare alcune metodiche per iniziare a valutare quali siano le nostre migliori soft skills, ma questo ci dirà anche dove saremo maggiormente carenti. Ora, il passo successivo chiaramente è cercare di migliorare queste nostre soft skills. Come possiamo fare? Beh, abbiamo già detto che le soft skills fanno parte della nostra psicologia, della nostra sfera, emotiva e in quanto tali non sono affatto facili né da insegnare né da imparare. Tuttavia, molti ritengono che possiamo attuare tutta una serie di, strategie, diciamo così, di apprendimento per, cercare di migliorarci. Come possiamo fare? Bene, nelle prossime due, slide vi illustrerò sei, strategie differenti che possiamo applicare singolarmente o anche assieme, che se applicate con costanza e con pratica sicuramente daranno dei buoni risultati. Allora, la prima, strategia è quella di scegliere una soft skill che ovviamente vogliamo migliorare e iniziare a praticarla costantemente. La dobbiamo tenere sempre, come dire, a portata di mano o a portata di mente, più correttamente, e cercare di applicarla in ogni situazione, in ogni, occasione che ci si presenta, sia nella vita privata che in quella professionale. L'importante è tenerla a mente, applicarla e verificare i risultati. È un modo per sperimentare e approcciarci in maniera nuova alle diverse situazioni. La seconda strategia è quella poi di osservare e copiare le soft skills che hanno gli altri. Sicuramente conosciamo qualcuno, qualche amico, qualche collega che ammiriamo per come affronta determinate situazioni. Bene, lì possiamo iniziare a osservarlo attivamente e vedere cosa dice, soprattutto come lo dice, qual è il suo approccio. E com'è che si organizza e iniziare a imitarlo, a copiarlo, fare in modo che i suoi comportamenti in quelle determinate situazioni diventino anche parte della nostra personalità. Potremmo fare un esempio, magari c'è qualcuno che al lavoro ammiriamo per le sue doti comunicative. E magari notiamo che durante le riunioni, durante i meeting, questa persona in particolare, scrive molti appunti, fa molte annotazioni di tutto quello che dicono i partecipanti dei meeting. Poi magari gli chiederemo com'è che, lui organizza la sua comunicazione, i suoi discorsi e verremo, a scoprire che lui tiene molto conto di queste annotazioni che lui fa per poter costruire un discorso che indirizzi ogni punto di vista delle persone e per organizzare tutte le sue idee per poi proporre, sempre in maniera diplomatica, le sue idee. Quindi a quel punto noi possiamo far tesoro della sua esperienza e iniziare a lavorare come sta facendo questa persona e anche qui sperimentare e vedere quali sono gli effetti. Terzo punto, terza strategia che possiamo tenere presente è quella di stabilire un punto di arrivo nel nostro processo di miglioramento. Ossia, stabilita una strategia, possiamo decidere che tra, per esempio, 3 mesi, come dire, ci fermiamo e valutiamo un attimo quello che è successo. Magari durante questo lasso di tempo abbiamo preso delle annotazioni, magari teniamo ancora meglio un diario dove scriviamo tutto quello che succede, quello che abbiamo provato, gli effetti che abbiamo registrato e vediamo qual è dall'alto la situazione a cui siamo arrivati. Cosa importante in questa fase è anche quello di chiedere agli altri delle critiche costruttive, perché valutare sempre gli effetti che abbiamo ottenuto sugli altri è la cosa migliore per avere un feedback e eventualmente aggiustare il tiro. In questo modo noi avremo una situazione ben precisa se staremo andando per la strada giusta. Allora, un'altra strategia, la quarta che suggeriamo è quella di cercare ovviamente delle risorse esterne che ci possono aiutare a imparare. Ce ne sono ovviamente moltissime, grazie a internet o a canali, diciamo, classici, ci sono tantissimi libri, possiamo ascoltare molti podcast e ovviamente possiamo frequentare un corso
che può essere dal vivo, ci sono molte organizzazioni che lo fanno, così come seguire dei corsi o dei video tutorial online. Spesso le ditte, i centri di ricerca, le organizzazioni dove lavoriamo organizzano loro stessi dei corsi per i loro dipendenti, quindi questa è sicuramente un'ottima occasione per migliorarci. Quinto punto, quinta strategia, che purtroppo è quella più costosa, ma è indubbiamente efficace, è quella di assumere un coach. I coach sono delle figure professionali specializzate proprio nell'analizzare i nostri comportamenti e aiutarci in un percorso per migliorare le nostre problematiche. Il vantaggio ovviamente è che questa persona ci seguirà a noi personalmente e quindi indirizzerà il loro aiuto proprio sulle specifiche problematiche che noi abbiamo. Sesto ed ultimo punto è molto interessante ed è quello del fare pratica con un amico. Ossia possiamo organizzare un classico gioco di ruoli con un amico, magari con un collega, e chiedere di organizzare insieme a lui un gioco di ruoli dove entrambi faremo finta di essere all'interno di una specifica situazione. Per esempio, potremmo chiedere al nostro amico o collega di fare la parte del nostro capo e organizzeremo una finta riunione, un colloquio dove noi vorremmo cercare di ottenere un aumento di stipendio, per esempio, oppure di voler ottenere maggiori fondi per la nostra ricerca, per la nostra attività e così via. Quindi questa sarà un'esercitazione della soft skill della negoziazione. E la cosa importante è che qui chiaramente non abbiamo nulla da perdere, possiamo provare, sperimentare vari approcci e di conseguenza chiedere anche al nostro amico poi qual è stato l'effetto che abbiamo avuto su di lui per poter ragionare e valutare poi potrebbe essere la strategia migliore. Ecco, queste quindi sono state 6 delle strategie che vi ho descritto e che possono essere facilmente applicate, quindi ognuno di noi può nella nostra vita professionale fare riferimento a queste strategie per cercare di migliorarci. Volevo darvi però, per concludere, alcuni punti di riferimento che possiamo trovare in rete e che possiamo esplorare perché ci aiutano sicuramente ad ottenere maggiori informazioni. Intanto c'è questo sito, è l'Open Educational Resources, è un sito che offre numerosi strumenti per l'istruzione, il miglioramento e l'educazione in generale, e se noi clicchiamo nella barra della ricerca soft skills otteniamo tutta una serie di documenti con vari link, tutti estremamente utili che possiamo leggere, studiare, scaricare, sono gratuiti e sono indubbiamente molto interessanti. Per esempio, il primo che viene illustrato se noi facciamo la ricerca è questo Skills to Pay the Bills, che è un famoso documento americano fatto dal Dipartimento del Lavoro statunitense e che è un po' il punto di riferimento per molti lavoratori, datori di lavoro, professionisti, proprio per iniziare a conoscere e migliorare le nostre soft skills. Altro link che vi volevo suggerire è, vi parlavo prima dei video online, ovviamente su YouTube ce ne sono molti e molti sono anche fatti molto bene. Vi suggerisco questo qui, si chiama Business Soft Skills, è proprio una playlist di tutta una serie di, se non erro sono 18, sì, di video tutorial, ognuno descrive una soft skill in particolare, la descrive e danno dei preziosi consigli su come affrontare queste situazioni e soprattutto cercare di migliorarci. È molto utile e ovviamente gratuito. Per finire, volevo darvi due link ai MOOC. Non potevo non parlare dei MOOC in questo caso. I MOOC, come sapete, sono i Massive Open Online Courses, sono questi corsi universitari che ormai da diversi anni sono organizzati a diverse università in giro per il mondo, ma soprattutto quelle americane,
e ci sono diverse piattaforme su internet che raccolgono e organizzano questi corsi. Sicuramente le due piattaforme più famose sono edX e Coursera.org. Se voi cliccate anche qui nella ricerca soft skills, vi propongono tutta una serie di corsi estremamente interessanti, alcuni più generici, più in generale sulle soft skills, altri più mirati magari su determinate soft skills. Come è prassi tipica per i MOOC, la maggior parte di questi corsi, delle video lezioni, anzi, sono visionabili gratuitamente. Se però vogliamo, come dire, partecipare più attivamente al corso, facendo parte del forum, potendo fare gli esercizi, i test e soprattutto fare un esame finale per ottenere una certificazione, possiamo pagare una cifra relativamente bassa. Questa è in realtà una cosa molto utile perché in questo modo possiamo far pratica anche con i test, che come sapete fare pratica con i test è fondamentale per imparare meglio, ma soprattutto in questo modo abbiamo anche una certificazione ufficiale con un link dedicato proprio al raggiungimento del superamento del nostro test che potremo mettere nel curriculum. In questo modo possiamo in qualche modo dimostrare ufficialmente che abbiamo fatto questi corsi e che quindi ci siamo impegnati per migliorare le nostre soft skills. Bene, allora questo video direi di concluderlo qui, spero come al solito che sia stato interessante e utile e ci vediamo la prossima volta.